Il metodo della temperatura basale rappresenta uno dei sistemi semplici e alla portata di tutte per raggiungere praticamente un corretto controllo dell'attività ormonale in una donna praticamente nel periodo dell'età fertile, dalla pubertà fino alla fase della premenopausa. Che consideriamo iniziare questo periodo di menopausa che dura in media 10 anni, dai 45 anni ai 55 anni. Per cui, condizione di menopausa precoce quando avviene prima dei 45 anni, condizione di menopausa tardiva quando supera i 55 anni. In cosa consiste il metodo della temperatura basale? Nel metodo della temperatura basale noi costruiamo un asse delle ascisse sull'asse delle ordinate, precisamente sull'asse delle ascisse poniamo i giorni del ciclo mestruale che devono essere esattamente 28 e sull'asse delle ordinate la temperatura corporea che ha una sua media intorno ai 36,2, 36,4, 36,6, diciamo, gradi centigradi. E noi utilizziamo, per fare questo tipo di misurazione, consigliamo l'impiego di un termometro le cui variazioni sono dell'ordine dello 0,2 gradi. Anche se poi segniamo le distacchi di 0,1 gradi per avere un grafico di facile lettura. Cosa si evidenzia con il metodo di temperatura basale? Prima di tutto, il metodo di temperatura basale ci deve indicare che ci siano cicli mestruali regolari di 28 giorni con il momento della ovulazione che cade esattamente al 14° giorno. Questa misurazione deve essere effettuata mediante un termometro vaginale o anche un termometro rettale e va eseguita a livello vaginale o rettale. La scelta è personale. Per quanto concerne praticamente la valutazione di questo metodo, noi prendiamo appunto misurazioni intorno a variazioni di 0,2 gradi. Quello che è importante è capire come si comporta il nostro organismo e da che cosa è determinato nell'organismo di una donna, praticamente queste variazioni della temperatura corporea che sono proprio legate alle diverse attività ormonali. Allora, i primi 5 giorni che corrispondono all'inizio del ciclo mestruale, al giorno 0, praticamente il primo giorno del ciclo la donna misurerà al mattino praticamente la temperatura a livello vaginale o rettale, senza alzarsi dal letto, senza svolgere nessuna attività, al massimo andando al bagno a fare pipì, a urinare nel caso ci fosse necessità, proprio estrema. Questa misurazione viene registrata sulle ordinate nel grafico e viene messo questo puntino. Bene, i primi 5 giorni della temperatura saranno determinati non tanto dall'attività degli ormoni gonadici o sessuali, che sappiamo essere estrogenici, follicolinici per i primi 14 giorni e progestinici o luteinici nei giorni successivi, parlando così di una fase follicolinica o estrogenica rispetto agli altri 14 giorni in cui abbiamo la fase luteinica o progestinica. Bene, in questi primi 14 giorni avremo l'attività degli estrogeni, ma non nei primissimi 5 giorni, dove l'attività è dettata principalmente dall'attività degli ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei, noi, utilizzando il metodo di temperatura basale, secondo Barnes, noi praticamente andremo a misurare, però, per vedere il funzionamento della tiroide, secondo il metodo di Barnes, andremo a misurare il terzo, il quarto e il quinto giorno del ciclo a livello ascellare. Misureremo a livello ascellare quella che è la temperatura corporea
corporea, e quella è un'altra misura che non ha niente a che fare con quella rettale o vaginale legata all'attività ormonale ovarica. Bene, in questa qui noi potremo valutare l'attività della tiroide misurandola a livello ascellare il terzo, quarto e quinto giorno del ciclo, mentre la temperatura basale di Barnes. Questo che cosa ci dà? Ci dà nella donna un indicatore chiaro dell'effettivo funzionamento della tiroide, e la misurazione ascellare ci dovrebbe dare una misura intorno ai 36,4, 36,5, ideale 36,6, ma superiore a 36,4 diventa ideale, praticamente di una tiroide perfettamente funzionante. Ritornando al metodo della misurazione proprio ormonale invece gonadica, i primi 5 giorni non hanno un grande valore. Subito dopo i primi 5 giorni vedremo scendere rapidamente la temperatura corporea, perché gli ormoni estrogeni che fanno scendere questa temperatura sono ormoni ipotermizzanti. La loro funzione è quella di abbassare la temperatura corporea e di far accumulare quel famoso grasso cutaneo o sottocutaneo, praticamente sotto ombelicale, di glutei, fianchi e cosce, che è il grasso di specie che serve praticamente ad una donna per sostenere lunghi periodi di gravidanza, di carestia, una gravidanza, un allettamento senza mettere a rischio di sopravvivenza la specie. E vedremo che la temperatura corporea scende. In questo periodo follicolinico, che deve durare esattamente 14 giorni, il 14° giorno noi avremo questo rapido repentino abbassamento della temperatura corporea dovuta al fattore chiamato ovulazione, perché in questo punto noi abbiamo un eccesso di produzione dell'ormone LH che permetterà l'apertura del follicolo di Van Graaff e quindi praticamente la ovulazione. Da questo momento in poi, in cui la temperatura è scesa per l'attività dell'ormone gonadotropinico LH, parte l'innalzamento della temperatura corporea. La donna sarà in quella che viene chiamata fase di estro o in calore. Qualche donna comparirà una macchietta di qualche gocciolina di sangue. Siamo di fronte ad una fase ipertermica di aumento della temperatura che continua a salire via via, che entra in funzione il corpo luteo, che prepara l'utero e in particolar modo l'endometrio all'accoglimento della cellula uovo fecondata. Riprendiamo dicendo: siamo nella fase luteinica estrogenica progestinica, in cui il corpo della donna incomincia a produrre il corpo luteo che sarà quello che manterrà la gravidanza e la nutrizione, darà lo stimolo per la nutrizione endometriale, che poi verrà sostituito ovviamente dall'attività placentare, della produzione delle gonadotropine corioniche della placenta, che sono quelle poi che svolgono questa funzione di nutrizione e di vascolarizzazione del tessuto placentare e la formazione dal sincizio trofoblasto, mentre dai foglietti embrionali, prima due, ectoderma e endoderma, e poi con l'introduzione della migrazione delle cellule ectodermali attraverso il filum terminale, il nodo di Diez, nello spazio fra ectoderma e endoderma verso il disco protocordale, darà vita alla formazione praticamente del mesoderma. Da cui derivano poi i famosi tessuti, oltre ai reni, al cordone spermatico, vengono fuori anche praticamente i muscoli, le ossa, le articolazioni, la dentina dei denti, lo smalto è di origine ectoblastica. Verrà fuori, abbiamo detto, muscoli, articolazioni, cartilagi e tutto il tessuto mesenchimale connettivo che noi praticamente conosciamo. Se poi la donna viene fecondata, questa temperatura, vediamo come in questa fase tende a salire. Se invece l'ovulo non viene fecondato, la temperatura torna a essere normale per arrivare nuovamente a questo livello di temperatura media che abbiamo già in partenza e in cui riprenderà l'attività degli ormoni tiroidei, poi ci sarà la componente follicolinica, poi la componente progestinica o luteinica.
Cosa importante? Che la fase follicolinico-estrogenica deve durare 14 giorni, l'ovulazione deve avvenire al 14° giorno e alla stessa stregua la fase luteinica deve durare 14 giorni, mai scendere sotto dei 10 giorni, mai minore di 10 giorni, mai superiore dei 17 giorni. Quindi non deve essere mai inferiore a 10 giorni, mai superiore meno di 10 giorni, sopra i 17 giorni mai. Perché? Perché praticamente l'attività progestinica, che è anche l'attività di protezione della mammella come della prostata nell'uomo, il progesterone è sicuramente un ormone importantissimo per lo stato di buona salute dell'apparato genitale, quindi riproduttivo della donna, sia a livello ovaia, tube, utero e vagina, ma soprattutto anche a livello della mammella. E sappiamo oggi come il tumore della mammella rappresenti ancora il primo tumore per frequenza delle donne. Quindi mi pare di aver spiegato qual è l'importanza del metodo della temperatura basale. Bene, l'importanza di questo metodo della temperatura basale è quello praticamente misurato a livello, lo ripetiamo, anale e rettale, è quello praticamente di valutare lo stato di salute di una donna. Se in una donna abbiamo un ovaio policistico e quindi siamo nella PCOS, Polycystic Syndrome Ovaric Syndrome, siamo nella sindrome ovario policistico, vuol dire che abbiamo già una sindrome da insulino resistenza. Vuol dire che quella donna, grassa o magra che sia, non è in grado di gestire in modo adeguato il rapporto con i carboidrati raffinati, con gli eccessi glicemici, e la quantità di insulina che si produce non è sufficiente a rimuovere lo zucchero del sangue, oppure la rimozione, per quanta insulina venga prodotta, non avviene in modo adeguato perché si è nella condizione di insulino resistenza. Possiamo dire che un organismo è insulino resistente per un deficit insulinico, per un eccesso praticamente di insulina. In uno e nell'altro caso abbiamo una difficoltà alla gestione periferica o all'utilizzazione periferica degli zuccheri. Quindi di fronte ad un metodo della temperatura basale, poi che cosa ci dice? Ci dà anche un aspetto preventivo, o meglio predittivo, prognostico dello stato di salute generale di una donna, nel senso che nel momento in cui una donna ha nel corso della sua vita cicli mestruali di 28 giorni con ovulatori, con ovulazione al 14° giorno e quindi regolarità della fase estrogenica e della fase progestinica, questa follicolinica o luteinica, come la vogliamo chiamare, questa donna sicuramente arriverà in una premenopausa in modo adeguato, andrà in menopausa con una minore sintomatologia, e questa donna che avrà eventualmente, siccome la bontà delle arterie di una donna è data dalla forte attività estrogenica, sono gli estrogeni che proteggono le arterie di una donna come il testosterone protegge quello di una donna che ha una buona fase estrogenica, che è quella che non deve durare molte volte a lungo ed è quella che invece dura più a lungo nei ritardi mestruali, e questa praticamente diventa importantissima questa regolarità nella prevenzione, nel dire che quella donna forse non avrà malattie cardiovascolari e neanche sarà tanto soggetto ai tumori. Dopo la menopausa, il valore che noi dobbiamo considerare praticamente in una donna fondamentale è il valore dell'HDL. Un altro parametro che una donna può portare a beneficio, quindi a vantaggio del suo aspetto cardiovascolare, è se una donna che ha avuto cicli mestruali ed ha un HDL alto abbia avuto, anche se le ha avute, gravidanze portate a termine in modo regolare senza complicanze gravidiche quali la gestosi, l'eclampsia, il diabete gestazionale o l'obesità gravidica. Penso con questo di aver aperto un quadro molto importante al mondo femminile per conoscere meglio lo stato generale di salute dell'apparato genito-urinario, le strette relazioni con cui queste hanno con lo stato di salute generale di una donna. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato esaustivo. Grazie.